ritrovati alla terza edizione del TG6. L'UGL annuncia uno sciopero di 4 ore del personale viaggiante su gomma in programma per lunedì 11 gennaio. La protesta è per chiedere armonizzazione dei contratti di secondo livello che penalizzano solo una parte dei lavoratori. Francesca Romanatesti. Ritorno a parlare dell'azienda unica dei trasporti TUA. L'UGL annuncia uno sciopero per lunedì 11 gennaio che riguarderà il personale viaggiante dalle 17 alle 21. Il motivo è sempre quello della famosa armonizzazione dei contratti tra le 3 società fuse nella nuova azienda, ARPA, GTM e Sangritana. La regione ha detto noi andiamo avanti in questo modo, cioè, non è che il Presidente Alfonso magari ti sente oppure Camillo Alessandri sente, questi sono inquadrati e vanno avanti per la loro strada. Vanno avanti per la loro strada, che lo facciano pure, però a tenere presente che già sono arrivati 60 ricorsi per quanto riguarda il contratto di TUA dei lavoratori e questi andranno avanti al giudice, dopo vediamo se è legittimo quel contratto o meno. Una discriminazione perpetrata a danno del personale viaggiante su gomma, oltre al trattamento riservato ai nuovi assunti, penalizzato da esigue retribuzioni, senza contare poi lo sbandierato taglio dei dirigenti rimasto lettera morta. Il risparmio è stato fatto soltanto sul personale delle viaggiante gomma, perché c'è stato un raggruppamento delle voci, è fatto sto famoso zainetto, di questo zainetto gli viene dato solo il 60%. Di quanto personale viaggiante si parla? Gira sui 700-800 autisti. Non c'è stata nessuna rassicurazione sull'assunzione dei lavoratori interinali di Attiva che dopo l'incontro di ieri con i vertici dell'amministrazione comunale e regionale si sono accampati con una tenda da campeggio davanti al comune di Pescara. Vediamo. Hanno allestito una tenda da campeggio proprio di fronte al palazzo di città gli oltre 50 lavoratori interinali di Attiva. È la conseguenza dell'incontro avvenuto ieri mattina con l'amministrazione comunale e il governatore della regione D'Alfonso. In quell'occasione infatti si attendeva il responso sulla richiesta di assunzione a tempo indeterminato di tutti quei lavoratori che erano stati tenuti per anni nel precariato. Ieri praticamente l'ennesima presa in giro in pratica, perché si sono tirati indietro come le altre volte, perché ci avevano fatto delle promesse, che si avevano trovato addirittura una strada per poter risolvere il problema, però poi ieri, durante il tavolo tecnico, hanno ribadito la stessa storia, cioè che il concorso è stato fatto in modo regolare e che quindi noi probabilmente dovremo andare avanti con i ricorsi che abbiamo fatto. Da precisare che non sono solo 36 mesi, cioè qui c'è gente che i 36 mesi li ha superati di molto, ma di molto di molto. Come annunciato dagli avvocati dei lavoratori, si proseguirà con la richiesta di reintegro per vie legali, ma oggi quei lavoratori spiegano che le vie legali, nel caso in cui dovessero avere la meglio, andrebbero a pesare sulle tasche dei cittadini di Pescara. Che alla fine di questa ambaradam, l'amministrazione comunale non solo alcuni di noi, molti di noi, li dovrà reintegrare a tempo indeterminato, ma dovrà pagare anche delle spese legali a noi personalmente e anche agli avvocati. Tutto questo andrà ad incidere sul costo che pagherà il cittadino di Pescara, perché chiaramente poi secondo me aumenterà l'immondizia e il cittadino pescarese caccerà i soldini, perché quelli sono soldi che caccerà il cittadino pescarese. Vediamo la cronaca, sarebbe stata la traccia di un fotomontaggio cancellato a tradire uno stalker seriale aquilano. L'uomo è stato arrestato dopo un anno di indagini. Germane Dorazio. È accusato di aver terrorizzato per un anno la cittadinanza aquilana, con atti intimidatori nei confronti di parenti e amici della sua ex ragazza, ma anche di sconosciuti, facendo poi ricadere le colpe sulla donna. Definendolo uno stalker seriale, la polizia dell'Aquila ha arrestato un uomo di 38 anni. L'indagine è partita da una serie di denunce querele per atti persecutori personali e nei confronti del proprio nucleo familiare fatte da una donna aquilana. L'uomo, un esperto informatico, aveva avuto una breve relazione con la donna e conosceva bene la sua famiglia, avendo anche prestato opera di consulente informatico. Da tecnico esperto, pare che l'uomo abbia attivato degli stratagemmi informatici che hanno procurato imbarazzanti turbamenti quotidiani, violenze psicologiche ed economiche alla famiglia della donna.
L'uomo realizzava documenti, messaggi e mail che inviava da diversi account creati di volta in volta e corredati da dati e generalità di altre persone, sostituendosi di fatto a queste per finalità offensive, estorsive, minacciose e compromettenti. Per tutto l'anno appena trascorso, con i dati della donna, lo stalker, sempre in via telematica, avrebbe aperto conti correnti, richiedeva l'attivazione di servizi televisivi o telefonici o società finanziarie e acquisti online. Inoltre, avrebbe pubblicato foto sui vari social network in cui faceva apparire la vittima come offerente di prestazioni sessuali. L'uomo è inoltre accusato di aver creato panico in città. A settembre scorso avrebbe annunciato con una serie di telefonate a distanza di pochi giorni la presenza di un ordigno all'interno di una scuola materna frequentata dal figlio della sua ex e dove la donna aveva lavorato fino al maggio 2015, periodo in cui lo stalker aveva effettuato la prima telefonata allarme bomba che aveva poi determinato il trasferimento della donna. Sebbene fosse un esperto informatico, a tradire l'uomo pare siano state le tracce di un fotomontaggio lasciate anche dopo la cancellazione. È un uomo di 85 anni, è stato trovato morto stamani all'interno della sua abitazione a Marina di Città Sant'Angelo. A lanciare l'allarme è stata la donna delle pulizie che da ieri non riusciva a parlare con l'uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara e di Montesilvano, i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Città Sant'Angelo. L'uomo sarebbe morto per cause naturali. E cambiamo decisamente argomento. Dal 12 gennaio a Pescara si dovrà circolare rispettando l'ordinanza sulle targhe alterne, aspre, le sanzioni verso i trasgressori che rischieranno anche il ritiro della patente. Vediamo. Dopo gli ultimi dati dell'ARTA sulla situazione di smog rilevata a Pescara, il Comune procede con l'ordinanza sulle targhe alterne. Si comincia martedì 12 gennaio. Martedì 12 circoleranno le targhe pari o zero finale, il giovedì circoleranno le targhe dispari. Ripeto, ci sono tutta una serie di deroghe che riguardano, diciamo, gli aspetti emergenziali, tipo sempre anche in questo caso sanitario, di assistenza, di emergenza di ogni tipo. Tra le accortezze che l'amministrazione si riserverà in questo periodo ci sono anche la pulizia delle strade, l'abbassamento dei riscaldamenti negli edifici pubblici e privati e l'abbassamento di 20 km orari per le aree più centrali della città. Purtroppo anche ieri la centralina di rilevamento di via Sacco ha rilevato uno sforamento a 58 microgrammi per metro cubo, il che vuol dire che già siamo a 3 giornate di sforamento dall'inizio dell'anno e questa è la ragione per la quale, insomma, a tutela della salute pubblica è stata emessa questa ordinanza con la quale ci auguriamo di poter contenere il livello di inquinamento delle polveri sottili. È evidente che questa misura protratta nel tempo crea dei disagi, ma siamo anche convinti che se riusciamo a rientrare nei valori, diciamo, di salubrità dell'aria possa essere anche revocata, come peraltro è detto nella stessa ordinanza. Infine l'aspetto economico relativo alle sanzioni alle quali andranno incontro i cittadini più distratti, a rischio anche la sospensione della patente. Le sanzioni vengono raddoppiate, tanto è che l'articolo 7 del codice della strada, comma 13 bis, è stato introdotto, prevede la sanzione di 164 euro per chi non rispetta l'ordinanza e la reiterazione dell'infrazione nell'arco dei 2 anni prevede addirittura la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Il minimo che si possa fare sono 114,40 euro se pagate entro i primi giorni. All'Aquila i consiglieri comunali di Noi con Salvini chiedono ricorso al TAR contro l'aumento dei pedaggi autostradali. La convocazione di un consiglio comunale ad hoc con un ordine del giorno specifico per ricorrere al TAR e al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'ennesimo aumento delle tariffe sulla A24 e la A25 è stato richiesto da 3 consiglieri comunali dell'Aquila, di Noi con Salvini, Emanuele Imprudente, Daniele Ferella e Luigi Deramo.
I tre hanno già chiesto il parere all'avvocatura comunale e non si fermeranno fin quando, dicono, il primo cittadino e l'amministrazione comunale non presenteranno ricorso al TAR e il comune dell'Aquila si faccia capofila di un atto collettivo a difesa non solo degli aquilani costretti a utilizzare l'autostrada ogni giorno, ma anche di tutti gli altri appartenenti ai piccoli comuni interessati dal mega aumento del pedaggio autostradale. L'omertà che incombe su questa vicenda, attacca il capogruppo Emanuele Imprudente, dovrebbe preoccupare tutti. Gli aumenti si ripropongono con scadenza ormai annuale, vengono autorizzati quasi in silenzio, incidono sulle economie già precarie di moltissimi cittadini che percorrono la tratta interessata per piacere, per esigenze di lavoro o di studio, ma anche per chi lo fa per questioni di salute. Molti comuni nel corso di questi anni hanno infatti tentato la strada del ricorso, prosegue Imprudente, chiamando a raccolta tutti gli interessati, ma in pochi hanno risposto. Chiediamo al sindaco, si legge dunque nella nota, di condividere un percorso unitario mirato a presentare un ricorso al Tribunale amministrativo per l'annullamento del decreto interministeriale che ha autorizzato gli aumenti delle tariffe autostradali sulla A24 e la A25, per chiedere poi a tutti i comuni abruzzesi, le province e gli enti parco di avviare lo stesso iter nei confronti del TAR. Torna a intervenire sulla vicenda dell'aumento dei pedaggi autostradali anche la senatrice PD Stefania Pezzopane, con un'interrogazione rivolta ai ministri dei trasporti Delrio e dell'economia Padoan. Nel documento la senatrice Pezzopane sottolinea che solo 7 concessionari su 27 abbiano di nuovo rincarato i pedaggi e dopo la Milano-Torino l'autostrada dei parchi è quella per cui il pedaggio è più aumentato in una regione come l'Abruzzo che ha risentito in modo pesante della crisi e in cui i pendolari, anche verso Roma, sono moltissimi. Tra gli aumenti operati per il 2016, la senatrice Pezzopane ricorda anche la tratta L'Aquila-Roma Est, che è passata da 11,70 euro al costo di 12,10 euro, come per L'Aquila-Avezzano, passata da 4,90 a 5,50 euro. Ci spostiamo sulla costa teramana, la consulta cittadina per la democrazia partecipativa e l'amministrazione comunale di Giulianova hanno incontrato i consiglieri comunali, i comitati di quartiere, le consulte, le forze politiche, le associazioni e i cittadini per presentare il piano strategico comunale per la democrazia partecipativa 2016. Vediamo. La democrazia partecipativa è un asset strategico del comune di Giulianova, di cui siamo veramente orgogliosi perché è il primo esempio di democrazia partecipativa in Abruzzo. È un asset su cui noi contiamo tantissimo per arrivare finalmente a dar voce ad ogni cittadino, valorizzare ogni idea, ogni singola proposta, aumentare a dismisura quello che è il pacchetto di proposte su cui il politico può decidere. La vera riforma della politica, perché in questi periodi sappiamo che il distacco tra la politica attiva e i cittadini è molto pesante, tanto da arrivare, diciamo, anche alle consultazioni elettorali a una percentuale molto bassa di partecipazione, quindi conta tantissimo, anzi noi speriamo che si possa fare tutta una serie di azioni che portano a innestare un circolo virtuoso tra cittadino e amministrazioni. La democrazia in Italia deve essere ricostruita ex novo, deve essere ricostruita dal basso, deve essere ricostruita dai cittadini stessi e quindi c'è bisogno di tempo. I frutti arriveranno. Semmai c'è bisogno di passare ad una fase operativa strategica e non più a macchia di leopardo. Il piano d'azione che presenteremo oggi è un insieme di iniziative che il Comune insieme ai comitati di quartiere si propongono di compiere nell'arco del 2016. La ricostruzione di alcuni comitati di quartiere che non ci sono più, questa iniziativa nuovissima che è il battesimo civile dei giovani che hanno compiuto 18 anni entro il 31 dicembre del 2015, la costruzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il bilancio partecipativo, il sondaggio deliberativo su tematiche specifiche e su progetti specifici che possono essere sottoposti a questo procedimento deliberativo. Quindi c'è molta carne al fuoco e soprattutto c'è fra queste iniziative un legame organico e strategico, questa è la novità. E a Teramo è stato presentato, benvenuti in piazza, il calendario 2016 delle attività commerciali su aree pubbliche. Vediamo di cosa si tratta.
Finalmente questo calendario ha visto la luce, nasce dal tavolo permanente per il commercio, nasce dalla volontà del Comune di Teramo, della città di Teramo e di tutte le associazioni di categoria, Confesercenti, Confartigianato, CNA, CIDEC, Confcommercio e poi con gli hobbisti, con Shoppart, con tutti quelli che fanno attività su piazza, con il mercato contadino del GAL, con Coldiretti Campagna Amica. E in accordo con tutte queste associazioni, in questo mio anno e mezzo di tavolo permanente per il commercio sono venute fuori tante iniziative. Questa secondo me è un'iniziativa importante, è uno strumento che mette insieme tutte le attività del 2016 su aree pubbliche, del commercio ambulante, del commercio fisso. È uno strumento di consultazione importante per il cittadino. Noi vorremmo anche mettere dentro tutte le attività estive, magari anche quelle delle frazioni, cosa che per adesso non abbiamo fatto, e quindi sicuramente potrà essere modificato, potrà essere arricchito, soprattutto se il tavolo permanente per il commercio continuerà ad avere quella valenza che ha avuto fino ad oggi. È uno strumento di promozione magnifico sul territorio e questo poi è quello che è importante in uno strumento di programmazione. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, vorremmo un mercatino di carnevale come Teramo merita, vogliamo con Confesercenti, abbiamo deciso che dal 10 al 30 di dicembre a Teramo ci saranno un piccolo mercatino di Natale che però sarà una presenza costante come tutte le città d'Italia e d'Europa hanno e che valorizza tutte le città, i centri storici d'Italia e d'Europa. Cambiamo argomento, è cominciato con il processo alla maldicenza il calendario di manifestazioni dedicate al pettegolezzo di tradizione aquilana. Vediamo. Angelo Di Nicola, il festival all'undicesima edizione di Sant'Agnese, come è nata questa grande novità che è quella del processo quest'anno? Beh, è la voglia, il coraggio di mettersi in discussione, di dire va bene, ci sono delle critiche, affrontiamole, facciamo un processo pubblico con un vero magistrato, il magistrato di lungo corso, Nicola Trifoggi, è di prestigiosissimo corso, e valutiamo e mettiamoci in discussione. Ovviamente speriamo di vincere questa causa, certo, a giudicare dagli avvocati che abbiamo sarà difficile, però il nostro consulente, il professor Ceddia, sicuramente farà valere le ragioni della nostra Sant'Agnese, del nostro orgoglio di essere aquilani anche attraverso questo rito. Ecco, qual è il pezzo forte, il piatto forte di questo processo e soprattutto da chi è composto, oltre a Trifoggi, già ne ha nominato qualcuno? Beh, insomma, c'è la pubblica accusa che è rappresentata dall'avvocato Carbonara, che è stato anche presidente dell'ordine degli avvocati qui all'Aquila, avvocato di fama, quindi ci saranno vari pezzi forti, anche questa corte così composta con queste due donne, il notaio Franca Fanti, la professoressa Enza Turco, insomma, tra l'altro con un cancelliere vero, quindi abbiamo cercato ironicamente, ma anche per quello che riguarda, insomma, la serietà del discorso, di organizzare una festa per divertirci. Tutta questa gente ci onora e ci rincuora che siamo sulla strada giusta di cercare di fare qualcosa di positivo. Divertiamoci, ragioniamo, discutiamo e cerchiamo di ricostruirci. Dottor Trifoggi, quando la legge si prende un po' meno sul serio, magistrato oggi per un processo particolare, quello alle male lingue. Sì, sicuramente. Questo è più uno spettacolo teatrale che un processo vero e proprio, almeno nelle mie intenzioni. Spero che l'argomento venga trattato con grande leggerezza, con simpatia, con intelligenza, anche perché non dobbiamo dimenticare che il pianeta maldicenza che oggi viene processato è quello che ha chiesto di essere processato, e quindi di questo bisogna dargli atto. Bisogna dare atto che quindi è giusto anche ammetterlo. Tra l'altro l'Aquila è un po' l'emblema della maldicenza, ma c'è un po' in tutta Italia. Qual è il suo pensiero sulle male lingue? Ma il mio pensiero è che la differenza fra l'Aquila e le altre città è che l'Aquila ha il coraggio di ammetterlo, che esiste questo fenomeno, cosa che invece altri non hanno mai fatto. Quindi è chiaro che è un problema italiano, europeo, mondiale, il problema. E non è un problema di oggi, non dimentichiamo che nell'opera rossiniana si parla di calunnia come venticello, e maldicenza e calunnia sono sinonimi secondo il vocabolario, quindi non è un problema che riguarda solo l'Aquila, ripeto. L'Aquila però ha avuto il merito non solo di istituzionalizzare il fenomeno della maldicenza, ma anche addirittura di processarlo. Vediamo come va a finire.
Passiamo ora alla pagina sportiva. Dopo la conferenza stampa di 3 giorni fa di Valentina e Guglielmo Maio e delle numerose cessioni operate dalla società, questa mattina è tornato a parlare il tecnico d'Aversa. Ascoltiamolo nell'intervista di Andrea Costantini. Credo che sia stato un po' troppo eccessivo lo sfogo di Valentina e Guglielmo nei confronti di quei ragazzi che sono andati via, e ho una sensazione, mi auguro di avere una sensazione, che di questo un po' se ne siano pentiti, perché quando io devo affrontare questo discorso faccio fatica, perché da una parte mi ritrovo la società di cui io sono grato, da una parte mi ritrovo dei giocatori che sono stati i miei compagni di squadra e quindi ho condiviso lo spogliatoio, ma soprattutto sono in difficoltà perché non posso pensare al gruppo storico separato dalla famiglia Maio o viceversa. Per me l'ho sempre vista come una cosa unica. Io sono convinto di poter riuscire a salvare questa squadra. Ne sono convinto. È chiaro che le difficoltà sono aumentate, sarà più faticoso, e di questo ne ho già parlato con il mio direttore sportivo, dove gli ho dato la priorità di alcuni giocatori che non devono assolutamente partire e dove gli ho dato disposizione di caratteristiche che urgono, che c'è urgenza di alcuni giocatori che devono arrivare per far sì che si faccia questa impresa. Mi faccio forte anche della volontà, delle parole, della convinzione di Guglielmo e Valentina, che la pensano nella stessa maniera. È chiaro che lì dove ci dovesse essere la partenza di qualche giocatore e non dovesse arrivare nessuno, farei fatica a dire ancora questo. Quindi mi auguro che, aspetto fiducioso questo mese di mercato. Io l'unica cosa che posso fare nel momento in cui vedo la convinzione da parte di Guglielmo e Valentina, dargli un progetto tecnico, dargli una strada giusta per cercare di far arrivare a questo obiettivo. In questo mese attendo fiducioso da parte della società che faccia arrivare qualcuno, farò di tutto il possibile per cercare di far fare più punti possibili alla squadra. Dopodiché aspettiamo quello che succederà, quello che accadrà, e ognuno poi prenderà le proprie decisioni. L'assessore allo sport del comune di Lanciano, al microfono di Alessio Giancristofaro, parla del progetto del nuovo stadio e del centro sportivo. Ascoltiamo. Assessore Davide Caporale, anche lei oggi in conferenza stampa. Assessore, le impressioni di questa conferenza stampa? Parto dalla fine, l'incontro con i tifosi, è sempre piacevole quando c'è un chiarimento. In questo caso dobbiamo ascoltare e fidarci di quello che ci dice la società. I ragazzi hanno fatto capire che i giocatori non si possono trattenere quando vogliono andare via. Se sono andati via un motivo c'è, non è quello di svenderli, perché assolutamente non è di proprietà del Lanciano, ma sicuramente avranno avuto delle proposte diverse, e il Presidente lo ha detto chiaramente, quando ci sono delle richieste e delle possibilità da parte di altre società di pagare di più giocatori, è giusto che un giocatore faccia la propria scelta. Detto questo, la società ha anche detto che è convinta di potersi salvare. Assessore, ci sono stati dei riferimenti anche al progetto stadio, come stanno le carte ad Oras? Ma la società fino all'altra mattina, martedì, è stato in comune, il progetto lo vuole portare avanti, gli hanno chiesto anche per quanto riguarda il centro sportivo a Frisa, hanno detto che stanno aspettando il credito, il microcredito per il finanziamento, sono stati chiari la società, così come sono stati chiari con i tifosi. È normale che stiamo parlando del quarto anno di Serie B, vorremmo il quinto anno di Serie B, tutti auspicano di rimanere in Serie B. Capiamo, ragazzi, che i momenti sono difficili, e anche per le migliori società, come una società che sta ultima in classifica, ha speso milioni di euro, purtroppo non si salverà o sarà difficile che si potrà salvare. Per noi era un sogno la Serie B, speriamo che rimanga per il quinto anno, ma comunque hanno dato delle garanzie che degli interventi per fine mese ci saranno. Ed ora scendiamo in Lega Pro, si blocca in casa l'11 biancorosso che non va oltre lo 0-0 con il Pontedera, poche le occasioni per l'anemico attacco aprutino, il Teramo resta così in zona play out. Ascoltiamo nel servizio i due allenatori, Vivarini e Indiani. Vivarini, tanta buona volontà, la sensazione però è che questa squadra più di quello che ha fatto vedere oggi non possa far vedere. Ma dobbiamo prendere le cose positive,
perché è importante in questo momento quasi che si ripartiva con lo spirito giusto. Sono molto contento dello spirito di squadra, della volontà che ha messo la squadra in campo, la ricerca sempre del risultato pieno, quindi questa è stata una cosa molto positiva. La buona partita in fase difensiva, perché abbiamo concesso veramente pochissimo, solo una girata di Scappini che è stato molto molto bravo lui a guadagnarsi quel tiro in porta. Per il resto siamo stati molto molto attenti e concentrati. È chiaro che per vincere ci vuole qualche cosa in più, e abbiamo creato tante occasioni con Paolucci, con Moreo, con l'ultimo tiro di Scipione. Insomma, le occasioni le abbiamo create, però se non buttiamo la palla dentro non si vince, ed oggi era importante fare il risultato, tant'è vero che l'amaro in bocca che ho è proprio per il risultato. Ecco perché c'è il mercato. Io devo stare a pensare di fare il meglio con le persone che abbiamo. Oggi sono dispiaciuto per il risultato, però mi è piaciuto proprio che la squadra comunque è stata attenta in campo e ci ha messo tutto quello che aveva. Polignani, un pareggio a Teramo per 0-0 nel secondo tempo senza neanche soffrire più di tanto. No, nel secondo tempo credo il Teramo abbia fatto più di noi. Il primo tempo è equilibrato, il secondo tempo forse il Teramo ha fatto qualcosa in più, però insomma credo che alla fine il pari ci può stare. È soddisfatto della prova del Ponte d'Era? Ma indubbiamente, è di più che soddisfatto. Con una squadra come la nostra, l'età media giovanissima, sì, presentarsi qui senza Di Santo, che per noi è importantissimo. E con l'infortunio di Polvani subito è un difensore che lui è importantissimo. Finire imbattuti in casa sempre di una buonissima squadra Mitterrand, ma credo bisogna essere soddisfatti per forza. E rossoblù invece non falliscono l'obiettivo, l'appuntamento con i tre punti, superando al Fattori per 2-1 la Lupa Roma. Per i rossoblù in rete in apertura Mancini e San Domenico. Gianmarco Menga. Inizio 2016 ok per l'Aquila, che vince lo scontro diretto contro la Lupa Roma e colleziona la terza vittoria casalinga consecutiva. Che fatica però contro gli uomini di Cucciari. Una partita a due facce da parte degli aquilani, in vantaggio di 2 gol dopo soli 15 minuti, ma poi capaci di farsi male da soli a fine frazione, concedendo il 2-1 agli avversari ed un secondo tempo thriller con l'incubo del 2-2 che ha sorvolato il Fattori nel finale. Ma riavvolgiamo il nastro. Il tecnico aquilano Carlo Perrone opta per un cambio di modulo, considerata l'assenza di Maccarrone in difesa. Dunque non 3-5-2 ma 4-4-2, con la novità di Triarico seconda punta dietro De Sousa, preferito a Perro. A centrocampo torna Ceccarelli sull'out di destra con San Domenico a sinistra. Passano solo 2 giri di lancetta e l'Aquila trova già il vantaggio. Mancini vince un rimpallo, la palla in area, arriva De Sousa che supera il lob, mangia pelo e serve facile facile il punto dell'1-0 a Manuel Mancini alla seconda marcatura stagionale. Inizio perfetto degli uomini di Perrone che Maidomi al quarto d'ora raddoppiano. Difesa altissima della Lupa Roma, ancora Mancini con il telecomando, verticalizzazione bruciante per Salvatore San Domenico che apre il piatto destro e fa l'Aquila 2, Lupa Roma 0. A cambiare la partita al tramonto della prima frazione è però l'infortunio muscolare occorso al terzino di Mercurio, che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Entra Freddo Bigogna al 45esimo su una verticalizzazione dalle retrovie. L'Aquila fa male la linea difensiva, Savelloni esce fuori tempo e Ricci può appoggiare in rete per il 2-1 che rimette tutto in discussione. È l'episodio che cambia il vento dell'incontro. Nella ripresa, infatti, tema tattico costante. La Lupa Roma in proiezione offensiva e l'Aquila passata al 3-5-2 che opta di rimessa. Si soffre, nonostante alla mezz'ora la Lupa Roma resti anche in 10 per il doppio giallo a Cristiano. I rossoblù sprecano diverse ripartenze, facendosi pescare ingenuamente in fuorigioco. Al 27esimo Fabbro da calcio d'angolo colpisce di testa un soffio alato, occasione colossale però rimandata al 39esimo, quando il capitano Tagliareol su un cross dalla destra, Savelloni battuto, la spara sul fondo clamorosamente. È la chance mancata del 2-2, l'Aquila conserva il vantaggio e porta a casa 3 punti pesantissimi, in vista soprattutto del processo sul calcio scommesse che prenderà avvio lunedì. Nel post gara è questa l'analisi del tecnico aquilano, Carlo Perrone.
Sì, è stata a due facce perché siamo partiti molto bene, giocando in velocità come insomma si era pensato. E abbiamo trovato subito i gol, potevamo anche gestire anche qualche situazione un po' meglio. Poi diciamo che fino al gol loro è stata una partita che era comunque, diciamo che la tenevamo abbastanza bene, anche se non eravamo partiti, cioè non avevamo continuato con lo spirito dei primi 15 minuti. Poi una volta preso il gol, così con questa palla lunga, con la difesa si è fatta trovare un pochino impreparata, anche perché c'era stato il cambio di Bigoni che era entrato diciamo a freddo. E poi il secondo tempo è stato un secondo tempo di sofferenza. Forse dal punto di vista mentale sapevamo che la partita doveva essere, per noi era importante vincerla, quindi per loro ugualmente era importante fare i punti, quindi loro diciamo sono avanzati, hanno gettato come si dice il cuore oltre l'ostacolo, e ci può stare anche che la pareggi, e alla fine siamo stati, devo dire, fortunati, perché hanno avuto un'occasione molto, molto importante che buon per noi hanno sbagliato. Quindi quelle partite sono sempre in bilico, se non riesci a chiuderle sono sempre in bilico, e poi l'episodio ci può stare che ti castiga. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.